Ciao a tutti amici, ma soprattutto amiche del Minecraft. Benvenuti in questo nuovo video, qua siamo io e Dado per farvi la recensione di One Piece Red. Recensione con qualche chicca. Esatto, esatto. Film che abbiamo potuto vedere in anteprima stampa di Milano e Roma grazie a Eco Group e Anime Factory che ci hanno concesso gentilmente di assistere a questo film. E siamo pronti, sì, per darvi sia le nostre opinioni, sia appunto per darvi qualche chicca tecnica che sicuramente apprezzerete, dato che ormai il film è uscito nelle sale in giapponese, sottotitolato nelle migliori sale italiane, e che sta appunto per uscire anche in italiano in tutti i cinema d'Italia a breve. Quindi, insomma, è il momento opportuno per parlarne. Sì, esatto. Oggi e ieri, 7 e 8, c'è stato al cinema, c'è al cinema, e poi a dicembre sicuramente uscirà in italiano, quindi andatelo a vedere perché un po' ne vale la pena comunque. Ovviamente tu non aspettavi altro, aspettavi da mesi di andarti a vedere Uta al cinema, eri veramente in hype. Eri l'anima del Minecraft in hype per One Piece Film Red, quindi non potevi non vederlo addirittura in anteprima questo film. Diciamo, senza sapere di cosa trattasse il film, comunque mi attira perché è qualcosa di nuovo, qualcosa in cui ci ha messo mano l'autore. E poi è stato pubblicizzato fin tanto grazie anche alle musiche di cui parleremo dopo. Cioè, bello brutto che sia il film, comunque è una cosa nuova per me. E sicuramente ero molto elettrizzato all'idea di andarlo a vedere. Vedere un po' sì, infatti, come fosse. Ma sì, dici bene nel dire che fosse una cosa nuova, perché diciamo il grande mordente è vedere One Piece, secondo me, sotto un'altra ottica, che è quella del musical. Perché per carità, la musica è sempre stata presente all'interno sia del manga che dell'anime. Ma in questo film, diciamo, è la struttura stessa dell'opera che cambia e si adegua, insomma, alle dinamiche del musical. Quindi sicuramente un esperimento interessante che vale la pena, insomma, di vedere per capire One Piece come si possa adattare anche in questa veste. Prima di scendere nel lato tecnico, intanto vi posso dire che a me è piaciuto molto, non so te Dado, e molto, diciamo, comunque ha avuto le sue pecche, però nell'insieme mi è piaciuto abbastanza. Sì, è un film divertente, è un'esperienza divertente, diciamo che è semplicemente un modo per poter passare un paio d'ore con gli amici di una vita, insomma, che abbiamo imparato a conoscere in questo manga, ripeto, in questa veste nuova. E poi, al di là, ecco, dell'esperimento, è anche sicuramente una bella strizzata d'occhio ai fan, specie poi per tutta la parte, la parabola finale del film, che ci lascia anche in qualche modo subodorare qualcosa che in futuro potremo vedere anche nel manga, l'incontro tra personaggi che in futuro vedremo inevitabilmente in chissà anche nel manga, chissà. Quindi Dado, dal lato della trama forse concordiamo entrambi sul fatto che sia un po', appunto, partiamo dal punto peggiore, che sia un po' scadente la trama, ma io non mi sono mai aspettato troppo da questi film di One Piece. Sono usciti 5 film, da partire da Strongboard, quelli in cui ci ha messo mano l'autore. Purtroppo One Piece è un'opera così tanto complessa, che si costruisce da anni, da tantissimi anni, da 25 passa anni, che tu non puoi creare un film e renderlo sensato con una trama complessa, secondo me, perché One Piece già di base è complesso, non che sia difficile, ma è complesso, c'è tanto lavoro dietro, c'è stato tanto lavoro negli anni, e creare un film che si incastri bene nella storia di One Piece è impossibile, quindi devi per forza fare una cosa semplicissima, che non puoi sbagliare e creare qualcosa che rovini, anche se è successo con One Piece Stampede col fatto dell'Eternal Pose di Laughtail. Però se chiudiamo quella parte lì, non c'è niente in questo film che possa rovinare la lettura o accade qualcosa che non torna nel manga, se non i fatti cronologici, che è impossibile in One Piece appunto incastrare queste cose. Quindi purtroppo la trama è quel che l'è, e secondo me non si potrà mai far di meglio in un film di One Piece, perché vai a toccare la storia principale e non puoi farlo con un film. Guarda, hai detto una cosa giustissima, e infatti secondo me appunto il punto debole, la scrittura, la sceneggiatura, è anche il punto meno rilevante e meno importante del film. Perché appunto, come dicevi, per quanto One Piece sia chiaramente di facile lettura e per tutte le età, per tutti i target, è comunque complesso nel suo intreccio, è complesso nella sua scrittura. Quindi andare a pretendere di avere un'addizione a quanto leggiamo nel manga da un punto di vista di trama e di sceneggiatura è fondamentalmente, dal mio punto di vista, sbagliare nelle aspettative. Quando andiamo a vedere questi film legati appunto a
certi tipi di storie e di prodotti, è bene andare, dal mio punto di vista, per goderseli, con l'idea che dicevo prima. Quindi andare a passare un paio d'ore in compagnia di amici di vecchia data, amici di fantasy di vecchia data, e cercare di divertirsi il più possibile, senza pensare troppo a delle minuzie che invece poi bene analizziamo quando leggiamo il manga settimanalmente e poi chiaramente in volumi trimestralmente. C'è da dire comunque film di altri anime che hanno avuto molto successo, come Demon Slayer o Jujutsu Kaisen, adattano parti del manga, non sono cose inventate apposta per i film. Io non credo ci siano dei film di animazione tratti da opere già esistenti, che sia Naruto, One Piece, Bleach, Hunter x Hunter, Fairy Tail, ne hanno fatti tanti film, non ce n'è uno che ha senso, se non per quei manga e anime come Gintama o Dragon Ball, dove c'è stato un filologico, però non così importante quanto in One Piece o Naruto, dove la trama va sempre avanti e non puoi inventarti le cose a cavolo. Il punto è quello, va contestualizzato la serie, il brand in cui si vanno a incastrare questi film. Ecco, ripeto, come dicevi anche tu, in questo caso, per quanto riguarda One Piece, insomma, non bisogna aspettarsi che il film vada a incastrarsi in una trama in corso. Sono fillerazzi. Esatto, fermo restando che, dal mio punto di vista, c'è un grande passo avanti rispetto alla precedente incarnazione cinematografica One Piece Stampede, perché One Piece Stampede fondamentalmente condivide con Red lo stesso tipo di struttura, quindi è veramente un party movie, se vogliamo, in cui compaiono tutta una serie di personaggi che abbiamo imparato ad apprezzare e amare nell'opera originale, con un pretesto molto semplice affinché si possa incontrare e di conseguenza scontrare, per poi far fronte comune davanti a una minaccia molto grande, molto importante, sia di pericolosità che di dimensioni, proprio come One Piece Stampede, ma con un grande, in questo caso One Piece Film Red, un grande passo in avanti rispetto, per l'appunto, a Stampede. Il fatto che in questo ci lascia in qualche modo subodorare, come dicevo anche in apertura, qualcosa, qualche sensazione che potremo avere anche nel manga. Personalmente, ormai ne parliamo in maniera spoiler perché il film è già uscito nelle sale, ok? Vedere interagire per la prima volta Yasop e Usopp nello stesso momento, vedere che i due si riconoscano seppur a distanza grazie all'Aki della percezione, alla tonalità dell'osservazione, insomma, e collaborino per poter dare, diciamo, una direzione, delle linee guida alle rispettive ciurme, è un momento che, insomma, all'interno del contesto festoso di questo film, gasa sicuramente anche il lettore che si aspetta da tanti anni di vedere poi un giorno nella trama effettiva questo tipo di incontri tra personaggi. Quindi, come One Piece Stampede, ma con un quid in più, che poi dà chiaramente anche il formato musical. Ecco. Diciamo, comunque, rispetto a Stampede ci sono forse un po' meno personaggi, sempre personaggi a caso che non c'entrano niente con la storia, tipo la ciurma di Big Mom che già si vede nel trailer. Beh, ci sta che uno voglia vedere questo video anche senza aver visto il film, ma tanto quello che ha detto Dado non è così tanto importante, perché vi rovina il film. Andatevelo a vedere, perché c'è la parte bella è dopo, non è la trama. E per quanto riguarda i membri della ciurma di Shanks, non si sa se li vedremo mai fare qualcosa nel manga, quindi comunque vedere nel film a me ha fatto piacere. E almeno sappiamo un minimo qualcosa, ora possono metterli nei videogiochi e usarli. esatto. E quindi direi, visto che parliamo di videogioco, parliamo anche di animazione e passiamo, insomma, a quello che è uno dei punti, diciamo, positivi di questo film, che appunto sono le animazioni, che, a dire il vero, sicuramente in alcuni momenti non brillano rispetto ad altre incarnazioni di recenti cinematografiche di altri brand. Faccio l'esempio di Dragon Ball Super Hero, che ha avuto un'ottima CG dal mio punto di vista, e però seppur ci sono momenti più statici di animazione, quindi sicuramente a meno budget, queste risplendono nei momenti in cui la produzione voleva appunto dare il massimo focus visivo, e nello specifico parliamo delle canzoni di Uta, e nel, appunto, macro porzione finale, diciamo più hype del film, quindi nella parte finale del film. Quindi vedrete, proprio se non l'avete ancora visto e vi esortiamo a farlo, vedrete come filo conduttore il tipo di animazione che avete imparato ad apprezzare con l'adattamento di Wano nell'anime, sì. Ma appunto nei momenti di musica
e nei momenti finali chiaramente una maggiore qualità, e anche un utilizzo della CG che insomma tanto male non è. Certo, ripeto, non aspettatevi superhero nella CG, però male non è, anche perché la fluidità anche delle coreografie di Uta è apprezzabile, veramente apprezzabile. Diciamo, come Dado dici, durante le coreografie uno che non ha visto il film pensa sì vabbè, quante coreografie vuoi che ci siano nel film, troppe per alcuni. È un musical, ragazzi. Sì. In realtà, cioè, a parte la prima canzone, tutte le canzoni non sono eseguite per intero, sono eseguite soltanto per una piccola parte, come se fossero un opening, no? E avvengono durante scene di combattimento o qualcosa che avviene. Soltanto la prima canzone è proprio l'esibizione di Uta sul palco, che di subirtela per 5 minuti, dopo essertela subita nei trailer di continuo, New Genesis, ovviamente dopo ne nominiamo. Ma tutte le altre canzoni avvengono di sottofondo mentre succede altro. Ovvio, Uta canta, ma nel mentre ci sono i combattimenti, come se fosse un MV. Quindi io non ho trovato nessun fastidio, se non per la prima canzone, ammetto, perché anch'io non la sopporto più. E poi c'è una canzone fondamentale del film che ci sta sia completa, ma è la parte più potente del film. Esatto, forse è il caso di non anticipare più di quanto già abbiamo anticipato, seppur, ripeto, una recensione che possiamo anche far spoiler, perché la sceneggiatura, insomma, è l'ultimo degli elementi da prendere in considerazione. Anche se tornerei soltanto un'ultima volta su questo punto, perché al netto di una trama praticamente, diciamo, marginale e di terziaria importanza, si ripropone un altro elemento interessante del già visto in One Piece Stampede, ovvero il introdurre elementi di lore che sicuramente, o quasi certamente, verranno sviluppati poi come si deve all'interno della narrazione principale, quella del manga. Perché veniamo a sapere sicuramente qualche cosa in più, abbiamo qualche informazione in più su quello che è la lore di Shanks, un'ipotetica famiglia. Esatto, a quello che dicono i cinque vecchi astri, state molto attenti, ma anche insomma inerentemente proprio le origini del personaggio di Shanks, si viene a vedere, a intravedere qualcosa di interessante, che è un po' quello che è accaduto con l'introduzione della traslitterazione Laugh Tale all'interno di One Piece Stampede qualche anno fa, prima che venisse poi sloganata anche nel manga. O se vogliamo citare anche un'altra cosa dei film con One Piece Z, che tra l'altro è il mio preferito, si parla di Zephyr, che è stato tagliato un braccio da un nuovo membro dei Shichibukai, che si suppone, ma quasi sicuramente, essere il nuovo Vivol. Poi magari non è così, però sono quelle piccolezze che ti può far piacere se le rivedi effettivamente nel manga. Uta, anzi, è comparsa anche nel manga, in realtà, negli ultimi... Sì, vabbè, diciamo una comparsa, sì, lascia il tempo che trova, però quella vignetta ce l'ha dedicata, Sì. Poi noi che siamo ormai dei vecchiacci, è un po' come quando tanti anni fa Akira Toriyama tanto fu preso da questo special televisivo su Bardock che ci inserì la vignetta in cui Frieza ricorda di questo Saiyan con cui ebbe a che fare qualche anno prima. Quindi sì, insomma, è stata citata anche nel manga, però la sua presenza è rilevante, quindi per i puristi non preoccupatevi tanto, questo film, come dicevamo all'inizio, non si incastra nella trama, godetevi quello che è proprio nelle intenzioni della produzione, almeno quello che io interpreto è divertitevi, però vi lasciamo anche qualche spunto che vi faccia da teaser a quello che leggerete tra qualche anno. Adesso andiamo ad analizzare il terzo punto, perché secondo me è appunto, direi banalmente, la parte più importante del film, ovvero la colonna sonora, perché comunque è molto potente. Già prima dell'uscita del film è quella che mi ha fatto gasare ad andarlo a vederlo, perché la cantante scelta per la voce di Uta, ovvero Ado, che si suppone essere la vera figlia di Oda che si nasconde, no, non è vero, è una ragazza di appena 20 anni e già ha una voce potentissima. Guarda, io l'ho ascoltata soltanto nel film e è una delle cose che più mi è piaciuto, insomma, vedere e ascoltare. Cioè, ha una voce veramente della Madonna. Chiaramente non intendo la cantante, perché sono due timbriche completamente diverse, ma voglio dire, ha veramente una grande voce. E poi, Teo, piccola nota dolente, questa ragazza è più piccola del manga stesso. Sì, è vero. Ha meno anni del manga. 5 anni meno del manga. Mi fa sentire molto vecchio, però sì, ha una voce veramente, veramente incredibile. A parte la meravigliosa voce di Ado, tutte queste canzoni sono state composte da musicisti di successo, insomma, in Giappone e non.
quindi la colonna sonora ha veramente veramente qualità. Esatto, e noi appunto ci tenevamo a elencarvi queste canzoni e artisti correlati, perché sono appunto quello che mi ha fatto casare per il film, e sono questi qua. La prima, come accennata prima, la più discussa, la più ascoltata, Shinji Dai, New Genesis di Yasutaka Nakata, è chiaramente presente in ogni trailer ed è la canzone che più ha rotto. È bellissima, però, esatto. Sai, quando le continui ad ascoltare, un po' come Africa dei Toto, basta, meglio altre canzoni. Io prendo le distanze, Africa dei Toto lo si può ascoltare anche 10.000 volte. Toto, mio band preferita, bella. Ma Africa non la voglio più sentire. No, prendo le distanze, è sempre bello. Poi c'è Watashi wa Saikyo di Mrs. Green Apple, che sono famosi per aver realizzato Inferno, che è la prima opening di Fire Force, del maestro Okubo, quindi interessante. Fortissimo. La terza però, che è stata per lungo tempo la mia preferita, ovvero Gyakko di Vaundi. Perché è stata la mia preferita? Beh, a parte che musicalmente è una canzone della Madonna, ma Vaundi ha scritto e composto la seconda opening di Osamu Ranking, Ranking of Kings, l'anime che piace a tutti, anche a te, Dado, ovviamente. E musicalmente ricorda molto quello stile lì. Diciamo che comunque ogni autore, ogni musicista ha messo la sua caratteristica all'interno di questa canzone, e Uta si è limitata, Ado, si è limitata a cantare e eseguire queste canzoni che hanno tutte una loro dignità. Sì, poi a seguire c'è Utakata Lullaby o Lullaby di Fate Type, che ha questo stile, se vogliamo, un po' psichedelico, diciamo così, e peraltro tu mi hai consigliato anche, insomma, un altro pezzo della loro band, che è Nightmare Parade, quindi sì, assolutamente. Sono artisti che tu apprezzi già. E sì, li avevo trovati nel sottobosco di YouTube dell'hip hop giapponese, che lo sto riscoprendo anche di recente, l'hip hop giapponese, perché è molto diverso dal nostro e ne vale molto la pena. Poi la canzone, ovviamente questa è spoiler, ma è la canzone del film, Tot Musica. La canzone è composta da Hiroyuki Sawano. Hiroyuki Sawano è diventato molto famoso, molto più di tutti gli altri, chiaramente, perché è il compositore della colonna sonora di Attack on Titan. Attack on Titan negli ultimi anni ha avuto un successo della Madonna, ed è grazie anche alle sue musiche, l'anime perlomeno. E anche l'esibizione di Tot Musica nel film vale la pena la visione, secondo me, no? Eh beh sì, è appunto quello che dicevamo prima, la porzione finale del film, che è animata molto bene rispetto al resto della pellicola, quindi sì, vale la pena. E poi, a parte queste canzoni potenti, diciamo, ci sono anche quelle un po' più sentimentali, che rispecchiano per l'appunto i momenti un po' più feel, no? Un po' i momenti più tristi della pellicola, del film, tra cui c'è Sekai no Suzuki di Yuta Orisaka e Kaze no Yukue di Motohiro Ata, che peraltro noi conosciamo anche per aver fatto un opening di Naruto Shippuden, che è Tu Made Atta Sekai. E dovrebbe essere la settima, però vabbè. Massimo esperto, sono canzoni anche che sono un po' riprese, ecco, più volte durante il film, perché sono presenti anche nei flashback di Yuta da bambina, che sono parti anche molto importanti del film. Tra l'altro tutte queste canzoni sono racchiuse ovviamente in un album che lo trovate su diversi siti web. E c'è anche una track extra che nel film non c'è stata, Dado, non so nella tua pellicola, ma da me non c'è stata, ma Ado, in qualità di Uta, ha cantato anche Sake di Binks non sa che. Non c'era, purtroppo no. Non c'era, forse evidentemente un extra, immagino, del disco. Sì, infatti, ci sono rimasto male perché pensavo di trovarla, però va bene così. Comunque, per ricapitolare tutto quanto, il film tutto sommato è stato apprezzato, da me un po' di più di Dado sicuramente, ma bisogna anche essere onesti e dire che non è un capolavoro, è un film appena sufficiente, con una colonna sonora molto elevata. E ovviamente sappiate quello che andate a vedere, ripetiamo per l'ennesima volta, un musical, quindi se vi piacciono i musical o se volete dare una chance a One Piece in forma di musical, sicuramente il film che fa per voi. E poi, al di là delle colonne sonore, al di là delle anticipazioni di lore che può dare questo film, magari, dato che abbiamo appena superato un periodo non molto facile a livello globale, il fatto che questo film parli anche dell'importanza che i creator hanno avuto per intrattenere le persone più in difficoltà, perché si vede il mondo di One Piece dalla parte dei cittadini durante l'era della pirateria, che, insomma,
si lascia in qualche modo distrarre e intrattenere da Uta, che oltre ad essere un idol è anche una creator. Ecco, se vi interessa anche trovare degli elementi di empatia con la popolazione del mondo di fantasia di One Piece, può essere un interessante esperimento per voi. 2 ore divertenti, è una grande festa, e al di là del fatto che parliamo di una pellicola, diciamo, ripeto, è un party movie, secondo me, ricordiamo sempre che è molto importante supportare questo tipo di opere audiovisive al cinema in Italia, perché soltanto grazie al supporto che diamo nelle sale con i film anime, mostriamo ai grandi distributori che c'è grande interesse per questi film, per questi progetti. E non è una cosa da dare per scontata. Ricordiamoci che se adesso nelle Feltrinelli, nelle librerie, vediamo esposti in vetrina, in primo piano, i manga, è perché abbiamo dato come popolazione, specie durante la pandemia, appunto il messaggio che quelle robe ci interessano e ce le compravamo. Facciamolo anche con gli anime al cinema, non soltanto sì, con i manga. Così magari non arrivano solo in 2 date infrasettimanali alle 6 di pomeriggio, ma tutti possono vederlo. Infatti, anche nel weekend. Questo è tutto, direi. Fateci sapere nei commenti se avete visto o pensate di vedere il film. Non siate crudeli, bisogna anche avere un po' cuore. Vi ricordo inoltre che potete anche seguirci su altri social. Ci potete seguire chiaramente sul canale principale del Biker Raft. Abbiamo da poco anche inaugurato Biker Raft Archive, in cui ricarichiamo sia i contenuti YouTube che soprattutto le live Twitch, non a tema One Piece ma a tema tutto il resto del mondo nerd che tanto ci piace. Chiaramente seguiteci ogni giorno sul Twitch, perché ogni pomeriggio barra sera siamo presenti, insomma, con la nostra scaletta settimanale che trovate sul nostro canale Telegram. E ovviamente, ricordiamoci, c'è anche il canale YouTube in solitaria del buon Curoteo, qui presente, in cui potete trovare sia contenuti a tema manga che contenuti a tema supermercati. Non male, non male. Tutti mangiano. E tutti mangiano, infatti, e seguiteci chiaramente anche sui social, su Instagram e per chi è ancora su Facebook, anche su Facebook. Siamo ancora lì, siamo ancora lì. E siamo anche da oggi su Netlog. Al prossimo video. Potrebbe non essere vero. Al prossimo video. Alla prossima. No, non funziona il teletrasporto. Devo tornare su Yardrat.